Shift premuto. Ah, ok, vabbè, ma non importa più, era solo per sviluppare il processo. Ok. Eccoci qua. Che mi trasforma la ragazza in una palla blu e me la portano al maghietto del Kaisa. Marimba cosplayer. Ok, col fischio. Qualcosa succederà, vediamo un po'. Questo giochino qua era pieno zifillo, come si dice nelle mie parti, di trucchettini per maxautare lo score. Ma sto parlando sempre mio figlio, per maxautare lo score. Tra cui una lunga serie di vite infinite, cioè il leeching infinito al primo stage con i corvacci, che ancora ci devo arrivare. Oh. Qua e uno lì, così perlomeno me li faccio fuori. E voilà. Cucù. Mi sta facendo il pizzicorino al culo. Ah, che carino che è. Voilà. Mantello. Behind the gold. Bonusino a 1000 punti. Tante ce ne sono questi scalini qui. Uno lì, uno lì, uno qua. Ops. Tutte le piccole cose uno si ricorda. Prendiamo. Può fare. Oh, non mi ricordo quante sfere ci vogliono per poter maxare lo sparo. Mi sembra 10. Buffetto. Altro millino nascosto. Tac. Il tempo anche qui non basta mai, madonna. Questi platform che mi schiavizzano per il tempo, sarà mai possibile, porca paletta. Pippirim. Allora, qua in teoria sarebbe prendere nulla. Io un orologino video perché così, tanto per. Così liccio un po' di più. L'idea è arrivare a un certo punto e non tanto fare leeching, o anche sì, ma più che altro maxare l'arma da subito. Adesso siamo a tre spari, dobbiamo arrivare a 8. Arrivare a 8 facilita un po' l'esistenza, non che il gioco sia difficile per inteso, però di per sé è sempre bene. Oh, giusto. Sono di qua, sono di là, sono di qua, sono di là. Sto percorrendo il drago, vedi? Vai, bellino, il bimbo mi sta guardando. Ciao, bimbo. Questo è il famigerato punto dove andando avanti e dietro occupano fuori i succellacci che ci danno e gold e le sfere gialle che servono per maxare lo sparo. Chiaramente voi direte, ma c'è il tempo, sì, infatti dopo un po' la vita la si perde. Poi si fanno sufficienti punti per guadagnarne un'altra. Poi dopo si riparte con l'arma al massimo che volendo non guasta. In realtà questo gioco è stato bannato su Marpe proprio per questo motivo qua.
perché è possibile fare punti all'infinito. Io posso morire qui e riguadagnare una vita continuando all'infinito. A parte il fatto ci vuole un sacco di tempo a fare punti. Comunque sia, è di un noioso mondiale. Tanti, il giorno è lunghissimo, sono 5 stage, di conseguenza si può tranquillamente maxare e tirare a fare per il nostro famigerato un cc. Non so se ci riuscirò, perché questo è veramente un pezzo che non lo prendo in mano. Cazzo. No, togli, tu togliti di non ti far vedere quella roba lì, perché sennò già non ce la faccio da solo. Nick, quando vedo partire quella roba lì, distraimi. Fammi guardare lo schermo, dimmi che devo stare attento alle vite. Esatto. Siamo a 5. Balla tutto, che è successo? Stava tremando tutto, cosa hai spostato? Scusate la parte noiosa, ma questa la devo... Davvero? Ha funzionato? A 7, da riuscire ad arrivare a 8 prima e mi scade il tempo. Poi ci riperderò la vita, ma tanto la riguadagno dopo. Preciso, eh? Ho vinto la vita e poi è così che funziona, la vinci e la perdi, in teoria potresti farla all'infinito, ma dopo un po' diventa una noia mondiale. Quindi anche no, grazie. Ora si prosegue, eh?
Tempismo d'una piattola, accidenti a te Paolina. Guarda tanto. Qua si va a recuperare un altro po' di tempo. 1:30. Non è neanche poco. Volessi tornare a farlo lì, ci potrebbe far comodo. Voilà. Un angioletto serve a pararsi il culo in tutti i sensi, perché se affronti la cosa all'angioletto, poi dopo sembrava principessa, ma non lo era. Adesso attenzione, guarda, qui si apre la porta, non dovrebbe andare a finire lo stage, ma se torni indietro ci ritrovi un'altra chiave che in teoria non serve a un ciufolo, ma in pratica. Allora, io adesso sono senza mantello, senza orologio e senza ago per ricucire. L'ago c'è, sono io, ma quello è un'altra ok, basta minchia. Io però l'ago per ricucire, l'orologino, l'arma da 3000 perché mi piace, ma rafa da morire, così sono full power, ma non compro il mantello. E sapete perché? Adesso ve lo faccio scoprire. Guarda, hop, sali su quest'alberino, non c'è niente, tac, mantello, scala nascosta dietro l'albero. Ma è bel missile di tiro. E se ne va Ramengo, il primo. E se ne va Ramengo, il secondo. E se ne va Ramengo, il terzo. E se ne va Ramengo, il quarto. Ma io non ho più voglia di contare, tanto c'è un monte di sta gente qua. Ora abbiamo questa signora qui che ci dà questa carina qui, per chi conosce il gioco, sa che questa carina qui fa arrivare una specie di poiana. Ora, questa la si può prendere o no. Se non la prendi, sotto si può fare un po' più di punti, ma in realtà, visto che i punti a questo gioco si possono fare in molti altri posti, lo reputo inutile. Questa signorina qui ci trasporta direttamente alla fine dello stage senza durare troppa fatica, risparmiando tempo, barra qualsivoglia altra cosa, e non devi neanche fare il mostro finale. Ora questa è stata una cosa per questione di tempo che peraltro, però diciamo che visto che per i punti non serve, si va direttamente allo stage interessante, che è questo. Perché? Perché qua è il posto dove si può fare davvero un fracco di punti per guadagnando vite. C'è un modo di guadagnare vite infinite. Non ricordo se sono in grado di farlo come Cristo comanda, perché in effetti è un po' particolare il metodo. E guarda, mi vado a prendere anche l'altro angiolino, me ne può fregare di meno. Anzi no, prima per... Vedi?
Avevo paura di sbagliare quel salto lì, ho detto no, aspetta un attimo. Un attimo, devo tirare a fare un volgarissimo un CC, quindi ci ho ripensato, mi prendo l'angiolino, me ne frego. Doppio angelo. Allora, si mette l'angiolino a guardia e mi fa fuori il tizio. E poi andiamo a fiammare brutalmente gli altri due. Oh. Allora, saliamo un attimo sull'altra scala, che non c'è niente se non 5.000 punti. 5 pezzi da 1.000, 1, 2, 3, 4, 5. Così, per il folklore. Ah già, qua c'è il famigerato. Millino. Oh. Potevo anche non andarci qua, però diciamo che era solo per far vedere un po' tutta la mappa. Adesso che sono full power, se prendo la speruccia mi darà 10k. Tac. Voilà. E qua ora bisogna stare un po' attenti perché va 1.000 punti, poi ve laggiù un sasso. Ok. E qua si vince la vita. Poi si torna su. Oh. Vedi, non ho capito perché non me la vuole dare più. Forse perché devo riscendere tutta la scala. Se non sbaglio c'è un metodo per cui questa scala poi dopo restituisce la vita un'altra volta. Boh. Eh? Sì, in effetti ogni tanto la porto la passata, forse è per quello che lo metto in questo modo qua. Comunque, noi adesso non vogliamo... Dovrei aspettare il tempo che passa io, ma me ne frego altamente. E vado direttamente dove serve. 20 secondi se si va a prendere questa roba qua. Uno e due. Quella sessione lì fa parte di un altro trucchetto che facendo uscire quel mostro lì di là, cioè non lo devi uccidere, devi tirarlo indietro e farlo uscire da fuori. Quando esce fuori praticamente c'è un'altra scala sopra dove normalmente c'è un altro mostro, invece al posto del mostro si dà un altro angiolino come questo qua. Ok. Andiamo a... sì. Sembra facile sto salto qua. Sembra facile. No, cazzo, proprio adesso. Scusate? No, non rispondo. Due... Il telefono mi smarona i testicoli. Posso sentire il telefono e mi suona, mi rompe le balle. Cazzo. Oh. Okay.
Vabbè, abbiamo deciso che facciamo schifo, dai. Forse. Ah! Che nervi, cazzo. Ma senza l'angiolino saranno cazzissimi. Che due maroni. Che palle. Altro giro di corsa, nuova via. Ops. Dove vincerla, non perderla, ok. Vabbè, sono un coglione. Dovrei, vediamo se me la dà. Hop, one up. Eh sì, se può fa. C'è uno che mi sta guardando qua davanti e diceva veramente? Ho un'espressione tipo veramente? Sì. Sì, se può fa. Assolutamente sì, se può e se deve fare. Ba-da-da. Figurati se non ci morivo. Fate double kill, la famigerata double kill. Che poi è simpaticissimo, ora mi dai bonus. Come ho fatto da double kill proprio da, ma che stronzata è? Ma che dice? Hai ucciso le fatine. Rufino, ma che ti droghi? Accidenti a Garibaldi. Non lo so. È fuori di balotta. Allora, infatti senza le fatine saranno alzissimi fare questo pezzettino. Su cosa sono morto, scusa? Ma non gli sono andato addosso? Sì? Ok, allora vediamo lì. Sembrava buono anche prima, no? Gol. Lì c'è su tutti, c'è su quasi tutti gli angoli. Ah, è normale. In effetti era senza le fatine, fallosissimo. Non mi ricordo più il pattern. Okay. Su tutti, magari no. Su tutti magari no, però su alcuni sì. Ma lì c'è fantasmi. Già, è vero. No, non so come affrontarli i fantasmi senza le fatine, lo sai? No, dovrei andare di là, si è ragione. Sì, eh? Ma no, non te lo fa faccio, cioè, quello sparo lì è un casino. Ok. Ma no, forse non me lo l'ha tolto. Infatti in teoria, e anche qua c'è il 300.
Ah, bella ste. Buona. Non mi dà tempo di girarmi. Io mi giro, non gli do lo sparo. Forse è molto al limite. Allora, vediamo un po' se mi ricordo come funzionava sto giochino. You can't beat me! Dovrebbe essere qua più o meno, no? C'erano i canonici Xbox dove un minimo di pazienza. Con le fatine sarebbe stato meglio, ma tante. Ah! Hai visto? Devo rivolere la fatina! Luffy! Rivolere la fatina! Dai, ciapa la fatina! Oh, aggaggi! Tanto per capire, signore e signori! I'm going clear! Gol bonus! Amo finito! Dovrei portare fuori. O tiro fuori qualcos'altro, bro. Vai, ti faccio finire di mangiare, sennò devo trovare qualcos'altro. Non so cosa, adesso vedo un po'. Congrats! Thanks! Sì, infatti sì, più che altro con l'arma del Kaiser che avevo io è la parte più difficile. In teoria dovresti farla per forza almeno con un angiolino di conseguenza.